vicino al cerchio di centrocampo, pallone verso Aniello che dà uno sguardo alla porta, prova a fare tutto da solo Aniello, a superare il pressing del difensore. C'è l'ottima risposta da parte di Granaldi che chiude le gambe il tempo sul sinistro di Aniello. Pallone nel cerchio di centrocampo, sventagliata sulla sinistra a cercare Maras, che da lì può anche calciare. Maras apre il piattone e buca Granaldi per il vantaggio del Top Autori Gambi dopo soli 3 minuti di gioco. Allora, proprio lo stesso Aniello va a scambiare con Barbato. Pensa per un attimo al tiro Aniello, la lascia di nuovo lì a Barbato che apre sulla destra, c'è in mezzo sempre Aniello, pallone teso, non trattiene Granaldi due volte in due tempi. Allora Maras, ancora Maras, due volte prova a giro, si allunga bene Granaldi che nega la doppietta al numero 15 del Top Autori Gambi. Grande riflesso Barbato, appoggio verso il compagno che va sul fondo, cross dentro con il gol del raddoppio del Top Autori Gambi, devastanti su quel lato. 9 minuti 16 secondi, sono già 2-0. Corner dalla sinistra, ovviamente macellare, cross sul primo palo, Cordioli smanaccia, pallone che rimbalza davanti alla linea di porta, Bianchini ci ha provato, poi il pallone è rimasto lì, è rimbalzato lì, è finito poi fuori in calcio d'angolo. Chiama palla, eccolo servito. Eccolo Maras, punta la porta, serve il compagno che si è sovrapposto, cross in mezzo, ancora una volta, stesso schema di prima, solamente dal lato sinistro, 3-0, Top Autori Gambi. Punizione per il Pomezia, si mette in bocca per il direttore di gara, può partire. Adesso il pallone verso Alleva che può calciare da fuori, Alleva, doppia deviazione, Bianchini alla fine da due passi, la mette dentro e forse la riapre il Pomezia, 1-3. Che va lì direttamente verso Bianchini, la raccoglie poi Mendicino, non è finita, Mendicino, pallone rimbalza ancora una volta davanti l'area di rigore, ci può riprovare anche Marchesano che infine viene toccato, ma che parata è uscita fuori dal piede sinistro di Cordioli. Può di nuovo puntare la porta avversaria, conclusione da fuori, trova un gran gol il giocatore del Top Autori Gambi, addirittura sono 4 adesso, Pomezia letteralmente in ginocchio, grande gol. Allora Ciacoglia non riesce a passare, c'è Barbato, l'appoggio di nuovo da Maras e dà uno sguardo in mezzo, Maras, il pallone entra, portiere che si è fatto bucare sul primo palo, sono addirittura 5 allora per il Top Autori Gambi. Ma la barriera Cordioli, va Mendicino che prende la rincorsa, Mendicino, pallone che finisce sul fondo, non crea problemi a Cordioli. Colpo di tacco, Ciacoglia lì può anche calciare con il mancino, lo fa Ciacoglia e trova il gol del 2-5. Bel sinistro da fuori area da parte del numero 11 del Pomezia. Allora è pronto D'Angelo, lunga rincorsa, parte con il destro e non va così lontano in realtà dalla porta D'Angelo. Poi il pallone è rimasto lì ma l'arbitro ha fischiato. In questo momento alla fine un ottimo Top Autori Gambi, stende 5-2 il Pomezia, ottiene un'altra importante vittoria.